Questi miei ritratti di attori nacquero per una serie di articoli per la rivista Il Carabiniere, per la rivista Vita Italiana e altre riviste specializzate di teatro. Nacquero come articoli isolati sulle varie grandi personalità dei nostri attori, dal rivoluzionario attore e patriota Gustavo Modena, fino a Tommaso Salvini, a Ermete Giacconi, Ermete Novelli, Ruggero Ruggeri, via via, con il mutamento dei gusti, il mutamento delle scuole, l'avvento della regia che molto influenzò attori come Memo Benassi, pure ribelle, genio e regolatezza, ma che molto si affidò alle mani di Copò, di Reinhard e dei più grandi registi italiani, fino all'avvento delle scuole di teatro, l'Accademia Nazionale con Gassman e tutti i vari epigoni fino ad oggi, e vogliamo culminare con, abbiamo voluto chiudere questa cavalcata con una finestra aperta sull'avvenire con il giovane Kim Rossi Stuart, che molto aveva promesso e molto ha dato al teatro agli inizi della carriera prima di dedicarsi anche alla regia cinematografica. Mi hanno commissionato di riunire in un volume e di dare un certo profilo, non un elenco telefonico, ma un profilo conseguente appunto di questi mutamenti di gusti, di idee, di stili interpretativi, eccetera, i vari attori. È nato questo libro con i ritratti di un centinaio di attori, appunto dalla fine del Settecento, dal Morrocchesi, primo interprete di Shakespeare in Italia, a Modena, Salvini, Rossi, Emanuel, Giacconi, Novelli, Ruggero, Ruggeri, il nostro prediletto grande maestro ideale, e poi Benassi, e poi Gassman, Ricci, Randone, fino appunto ai nostri attori di oggi ancora viventi e in piena carriera come Mario Scaccia e Roberto Erlisca. Nasce una cosa conseguente in quanto un discorso che fa notare il cambiamento intanto di repertorio, intanto il cambiamento di gestione del palcoscenico, cioè a un certo momento gli attori di quell'epoca recitavano 40 sere, la famosa stagione di Quaresima, non so, al Rinnovato di Siena, con 40 commedie diverse. Oggi si fa, se no, una commedia ogni 2 o 3 anni, studia un attore, e questo si sente perché non hanno più quella dimestichezza con il palcoscenico, non sono più animali di palcoscenico, ma sono persone che studiano, che si studiano di fare l'attore. Allora erano attori nati che sembravano pesci fuor d'acqua fuori del palcoscenico, perché per loro tutto era un'intonazione, un'intenzione, uno sguardo, una battuta, un'enfasi magari. Ma e certamente da questo libro viene fuori uno studio sull'attore, sull'arte dell'attore, sulla vocalità dell'attore, sulla gestualità dell'attore, sui ritmi e le cadenze, i colori e il calore dei vari interpreti.